Seven è un progetto che vuole parlare dei sette peccati capitali in chiave moderna, lontano dall'iconografia classica, solita, tradizionale. Quindi abbiamo stimolato gli artisti a tirar fuori il meglio di sé per rappresentare in maniera originale i sette peccati capitali. Seven è un progetto che è senza precedenti come struttura organizzativa. Avrà 8 eventi, uno dedicato ad ogni peccato, ed in più alla fine ci sarà l'Octavus, dedicato all'ottavo peccato capitale, che sarà una sorpresa e sarà nel 2013. Sono 7 mostre, quindi più una. Abbiamo selezionato 119 artisti provenienti da 15 nazioni del mondo. Seven è stata possibile grazie alla sensibilità dell'amministrazione di San Giorgio a Cremano. Gola è il primo dei sette peccati capitali che è rappresentato qui a Villa Vannucchi in mostra. Da 120 artisti. In particolare la mia opera è una scultura in lamiera zincata, lavorata, calandrata e poi verniciata a caldo. L'idea principalmente nasce come concetto, nel senso che prima di disegnare la scrivo, scrivo quello che voglio realizzare. In questo caso il peccato è peccato in quanto c'è un'esagerazione, quindi ho rappresentato l'esagerazione attraverso il fuori scala, nel senso che proprio nella dimensione della scultura. E poi il peccato nasce nella testa e si esplica attraverso uno degli organi, in questo caso la bocca. Quindi in particolare il fuoriscalo, la dimensione enorme è proprio di questa bocca gigante, quasi a voler mangiare le persone che la guardano. Il titolo è O verme solitario, perché insomma da noi si dice che chi mangia troppo ha il verme solitario in dotazione. E in effetti chi è poi concentrato su quel peccato diventa un po' mostro dentro, nel senso anche un po' asociale, e questo ho voluto rappresentare anche in maniera un poco ironica, questa mostruosità, è un po' inquietante, quest'occhio che ti guarda dall'alto verso il basso. E poi anche il colore è il colore
della terra, praticamente questo verme che striscia e si ciba di tutto quello che trova sulla sua strada praticamente.